A Cosenza si sono conclusi i solenni festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, con una lunga giornata di celebrazioni, spiritualità e preghiera iniziata al mattino con un corteo che da Piazza dei Bruzzi ha raggiunto, alla confluenza dei due fiumi, la bella chiesa seicentesca dedicata a San Francesco. La solenne celebrazione, presieduta dall'arcivescovo della diocesi, Monsignor Nolè, è stata preceduta dalla consegna delle chiavi della città e dall'accensione della lampada votiva da parte del sindaco Mario Chiuto. Un momento intenso ed emozionante che ogni anno simboleggia quello straordinario legame di fede e di amore che da sempre unisce Cosenza al suo compatrono San Francesco di Paola. È una cerimonia bellissima, questa è la consegna delle chiavi della città. Tra l'altro coincide anche con il mio primo giorno di mandato nel 2011 e anche il mio primo giorno di mandato nel 2016, quindi un legame profondo della città, ma un legame anche del sindaco che partecipa, diciamo, come rappresentante di tutta una comunità a questo giorno straordinario. San Francesco di Paola è il santo della carità, intesa soprattutto come umiltà e amore verso il prossimo, valori che sottolinea con forza Monsignor Nolè nel corso della sua omelia. Io penso che oggi ci sia bisogno di questo messaggio di umiltà e di collaborazione, di impegno. San Francesco col suo esempio ha unito popoli della Francia, dell'Italia, della Spagna. Ecco, noi spesso ci fermiamo alle piccole beghe locali, invece bisogna guardare più in alto e lavorare per il bene comune, guardando alle generazioni future. Penso che San Francesco ci possa dare insieme alla Madonna questo esempio. Oggi è la festa della Trinità e chi più di loro, Maria e San Francesco, è entrato nel cuore della Trinità per vivere questo amore e portarlo ai fratelli. I solenni festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola si sono conclusi con una lunga e partecipata processione che fino a tarda sera ha attraversato tutta la città.